Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Cominciamo. Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. È la prima volta che registro di sera, perciò non so sinceramente come mi state vedendo perché ho due luci potenti in faccia. Mi dà un po' fastidio, però insomma possiamo resistere anche per un po' di minuti. E il tutorial di oggi sarà veramente molto semplice. Come avete visto dal titolo, oggi andremo ad aggiungere un effetto utilissimo per chi si è appena cimentato magari nel mondo del videomaking, nel mondo della cinematografia, dei cortometraggi, perché appunto andrà ad aggiungere l'effetto a barre, quello che state vedendo su di me adesso, perché dà appunto quel tocco che rende un video magari anche non tanto bello, più figo lo rende, dà un effetto cinematografico, possiamo dire. La cosa sarà veramente molto semplice. Useremo Sony Vegas Pro 11, la versione però è uguale per tutte, che sia la 10, la 11, la 12, la 13, 14 o 15 che è uscita da poco. È uguale, il processo sarà sempre lo stesso e sarà soprattutto molto semplice. Perciò non perdiamo tempo e cominciamo subito. Kiss for you. Perfetto ragazzi, allora, prima di tutto andiamo su Sony Vegas, apriamolo e andiamo a prendere a importare il file che vogliamo appunto utilizzare per queste bande nere. Allora, in questo caso andremo a prendere un video che ho scaricato da YouTube, uno qualsiasi. Prendiamo questo qua di The Dude Perfect, che è un canale YouTube americano, veramente bellissimo, se non lo seguite siete dei pazzi. Importiamolo in Sony Vegas e adesso portiamolo nella timeline. Adesso qui era sì, accorcio un attimo il video perché sennò diventa troppo lungo. Voi avete qua il vostro video, adesso cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, tasto destro sulla clip, andiamo su Switches e premiamo Disable Resample. Quindi andiamo a disabilitare il Disable il Resample, appunto. Clicchiamoci sopra, così disabiliterà il loop del video, sennò continuerà ad andare in loop. Comunque adesso non mi interessa sinceramente perché lo clicchiate, perché alla fine basta che esca l'effetto che volete. Adesso dobbiamo semplicemente andare in basso qui dove c'è lo spazio nero, lo spazio grigio, tasto destro, insert video track. Una volta fatto ciò dobbiamo inserire appunto un livello bianco, un colore completamente bianco per appunto arrivare all'effetto desiderato. Andiamo dove c'è Media Generators e andiamo a premere Solid Color, questo qui. Ora qui vedete che abbiamo tutti questi colori, a noi ci interessa il colore bianco. Prendiamo il colore bianco e portiamolo nel primo livello, qua. Premiamolo a X perché tanto non dobbiamo modificare niente. Ora adattiamo la traccia bianca con il video. Quindi portiamolo a fine video. Scusate, ok, portiamolo fino a dove arriva il video. E adesso molto semplicemente dobbiamo andare dove c'è qui Compositing Mode, proviamoci sopra e andiamo a premere Multiply Mask. Una volta fatto ciò ci sarà l'ultimo passaggio da fare, quindi è veramente molto semplice questo procedimento. Andiamo qui dove c'è Event Punk Crop, che per chi usasse Sony Vegas sapete già cosa serve. Serve appunto per muovere il video, per accorciare, per ritagliarlo praticamente. Qui adesso molto attenti, dovete stare molto attenti perché non deve essere selezionato Lock Aspect Ratio. Qua dove c'è Lock Aspect Ratio dovete stare attenti che non sia selezionato, quindi non ci deve essere su nessun alone blu, possiamo dire. Quindi non deve essere selezionato. Adesso molto semplicemente dobbiamo andare qui nella metà del video in alto qua e abbassiamo semplicemente le bande nere, vedete? Qui o qui. Dobbiamo semplicemente andare a abbassare dove vogliamo le bande nere. Io vi consiglio, non troppo perché sennò taglia tutto il video, ma vi consiglio ad esempio quanto. Più andrebbe bene così oppure un pochino di più, così andrebbe. Così forse è ancora meglio. Scusate, una volta fatto ciò, ragazzi, proviamo sulla X. Adesso il video è pronto praticamente, andiamo a vedere. Adesso tolgo un attimo l'audio che sennò parte. Andiamo a vedere l'effetto, com'è che viene fuori. Vedete? Qua lasciate stare i lag perché è il mio computer che è abbastanza lento. Andiamo a vedere. Vedete che l'effetto lo rende più cinematografico, più carino. Certo che non vi consiglio questo effetto per i video YouTube come il mio, perché a parte che vi va a tagliare una parte del video, ma poi non avrebbe senso.
non avrebbe assolutamente senso. Perciò vi consiglio questo per chi vuole fare cortometraggi o chi è entrato nel mondo della cinematografia. Una cosa veramente stupenda. Spero un giorno di entrarci pure io, perché mi interesserebbe un sacco entrare in questo mondo della regia, sarebbe veramente fighissimo. Però comunque, però queste sono funzioni completamente basilari. Se poi avete un altro programma di montaggio, Final Cut, Camtasia, Adobe Premiere, anche qui su YouTube troverete un sacco di tutorial che mostrano lo stesso procedimento, però ovviamente con delle opzioni diverse. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel pollicione in su e arriviamo ai 300 iscritti, per favore arriviamoci. Commentate se dovreste avere bisogno di un aiuto, se non ho spiegato male qualcosa, ditemelo, almeno io risponderò immediatamente. Seguitemi sui miei social network, Instagram, Twitter, canale Telegram, dove arriverà subito la notifica del nuovo video. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo tutti quanti in un prossimo video.